Buonasera a tutti, sono contento di vedervi in faccia. In effetti non sapevo esattamente a chi avrei dovuto parlare. Voi sapete che una buona norma della didattica dice che non basta sapere il latino, ma sapere anche chi è Pierino, e quindi, quindi sapere a chi si parla, no? È come dire certe cose. Per cui io ho preparato una relazione, tra l'altro incompleta dal punto di vista delle slide, perché una serie di contrattempi non mi ha permesso di terminarle, quindi alla fine parlerò piuttosto a braccio. Ma ho preferito un approccio più generale che particolare. Se parlo troppo forte ditemelo, perché io ho un vocione purtroppo, no purtroppo, per fortuna in certi momenti, ma purtroppo per altri. Quindi se a qualcuno dà fastidio io abbasso il microfono, non il volume, perché non riesco. Volevo solo dirvi, appunto, io userò un approccio di tipo generale, cioè avete visto qui che il titolo dice analisi sociologica sulla situazione dei giovani, poi soprattutto in relazione alla fede. Perché a me era arrivato due indicazioni. La prima all'inizio chiede di parlare dei giovani e la fede, va bene, no? Pensavo una cosa, poi di parlare dei giovani, della situazione sociologica dei giovani. E allora io ho proposto di fare una sintesi tra i due, ma in realtà io sono più competente sulla situazione generale dei giovani che non su quello della fede. Tra l'altro ho sentito dire da Monsignor Fabene molte cose che insomma, che mi ha evitato di dover ripetere anch'io, quindi per certe cose ricordate quello che ha detto lui, ha fatto un'ottima sintesi e vi ha tracciato in qualche maniera il percorso, per cui certamente il suo intervento è molto, molto indicativo. Io invece parlerò proprio della situazione giovanile. E ho messo tra parentesi in Italia, nel senso che questo intervento era nato per l'Italia, ma vorrei un pochino guardare più in generale, anche se i dati a cui ci riferiamo sono quelli italiani o europei comunque. Ma io vorrei appunto parlare di una situazione generale, che è la situazione giovanile, no? E che parte proprio da alcuni elementi di tipo definitorio. Non sapevo se davanti avessi avuto professori o allievi o gente comune, per cui dal punto di vista professorale è sempre importante definire l'oggetto dello studio. E quindi qual è l'oggetto dello studio? La gioventù, no? I giovani. Ma chi sono i giovani? Ecco, questa è la domanda fondamentale che noi ci poniamo, no? Diciamo che la giovinezza è un'età liminale, cioè un'età che sta è come una porta, no? Tra una stanza e l'altra, tra l'infanzia e l'adultità, per cui si presenta come l'infanzia che corrisponde alla fase della dipendenza totale dall'adulto, e l'adultità che invece corrisponde all'autonomia, alla capacità di provvedere a se stesso, agli altri, alla società. La giovinezza è una realtà intermedia, e proprio perché intermedia è di difficile definizione, perché non vedremo. Nessuna categoria riesce veramente a inquadrarla esattamente, né l'età né altre categorie che comunque dovremmo cercare di usare anche per far capire i limiti della situazione. Per cui possiamo dire che, ecco, la caratteristica proprio della giovinezza è questa semi-autonomia, che parte però da una totale dipendenza, qual è quella dell'infanzia, e deve arrivare a una totale autonomia, ed è il momento in cui entra nell'adultità. Ma quando avviene questo? Cioè quando si può dire che uno ha superato l'immaturità, l'incompletezza, ed è arrivato alla maturità? È proprio difficile definirlo, no? È proprio un problema anche teorico quello della definizione della gioventù, nel senso che storicamente, cioè come si è evoluto, un periodo in cui
che si colloca tra il raggiungimento, come vedete, no scusate ho sbagliato bottone, non succede solo qui ma anche in classe, tra il raggiungimento della maturità biologica, che tra l'altro questa è stato dimostrato si sta abbassando sempre di più, quindi raggiungono almeno nella prima manifestazione sessuale di adolescenza, molto prima di una volta, e il raggiungimento della maturità sociale, che invece si sta spostando sempre più in là. Per cui ecco che questi confini della cosiddetta giovinezza si allungano sempre di più. E allora una immagine che usavo quando non facevo ancora scuola, ma facevo solo conferenze, era proprio quella del ponte. Cioè la giovinezza, come ancora di più l'adolescenza, dovrebbe essere un ponte tra l'infanzia e l'adultità. Ma voi avete presente certi ponti come Ponte di Rialto a Venezia o Ponte Vecchio a Firenze? Quando i ponti diventano lunghi, alla fine la gente ci costruisce i negozi sopra, perché non diventa più un punto di passaggio, ma un punto dove si sta. E allora la giovinezza è diventata, per effetto di ragioni sia biologiche sia soprattutto sociali, non una fase di transizione. Nelle società primitive ti fanno fare una prova, da solo ti mandano da solo, non so, una settimana, 15 giorni nella foresta, poi ti accolgono, se hai superato la prova, ti fanno una bella festa al villaggio, dopodiché sei pronto e diventi adulto, no? E quindi puoi formarti una famiglia, puoi andare a caccia con i guerrieri, puoi prendere le armi per difendere il villaggio se sei attaccato, ad andare a fare un'incursione, cioè sei diventato già adulto e basta poco. Invece nella nostra società uno non sa mai quando è diventato adulto, perché vedremo le tappe che scandiscono il passaggio dall'infanzia all'adultità, queste si fanno sempre più larghe ed è sempre più difficile definirle. E allora qui vi ho messo accanto alcuni parametri, no? Nella Roma antica, per esempio, si era adulti a 40-45 anni, cioè quando tornavano dal fare soldato, perché facevano il soldato da 15-16 anni fino a 40-45 anni, poi tornavano indietro e finalmente potevano dedicarsi alla famiglia e non gli rimaneva più molto da vivere, perché l'età media non durava certo come quella di adesso. Poi nel Medioevo invece a 20-35 anni, perché si era accorciata tutta la vita e non andavano la maggior parte in guerra, erano solo quelli delle famiglie nobili che andavano in guerra. Nell'Europa preindustriale già a 10-28 anni era quello il periodo in cui si veniva considerati giovani, e anche lì dipendeva, perché i figli delle famiglie povere andavano già a lavorare a 10-8 anni anche prima, e quelli invece delle famiglie benestanti stavano a studiare finché avevano finito l'università, con tutta la goliardia che comprendeva questo momento. Oggi si tende a considerare uno giovane dai 14-15 anni fino ai 35. Le ultime ricerche IARD sono arrivate fino a considerare 35 anni alla gioventù, erano partiti da 25 e sono arrivati fino a 35. Adesso le ricerche dell'Istituto Niolo hanno fatto tornare indietro fino a 30 anni, e così pure il Sinodo usa le due età 16-29 anni, però sono scelte arbitrarie, cioè hanno delle buone ragioni, ma non sono assolute. Perché? Perché in certe culture già a 24 anni sei adulto. In altre culture bisogna aspettare 45 anni per essere adulto. Voi capite che queste distanze
non sono confrontabili tra loro, per cui è difficile, ecco perché è difficile definire l'oggetto. Quando ho parlato al mio professore proprio di sociologia della gioventù, Don Mion, per fare un libro un po' sulla sociologia della gioventù, dice: ma di che vuoi parlare? Dice, non si sa definire l'oggetto, quindi in genere le sociologie parlano di qualcosa di preciso. Questo è come parlare delle acque, della marea, no? Che si alza e si abbassa, però lì non sai quando si alza o si abbassi. Quindi è una costruzione, diciamo, alla fine, dico qui, è una costruzione sociale e culturale, cioè nasce nel biologico, nel momento in cui uno comincia a avere le prime manifestazioni di crescita un pochino più accelerata, soprattutto dal punto di vista sessuale, ma poi dove finisca non lo si sa, perché dipende molto dalla cultura in cui si cresce. E vi dirò qualcosa di più preciso andando avanti. Quali sono gli indicatori del passaggio di età, cioè che ti dicono finalmente sei diventato adulto? Allora, nel 1993 l'Istituto IARD, che per 30 anni circa ha monitorato la condizione giovanile in Italia e ogni 4 anni si faceva uscire un rapporto, arrivò a concludere che dopo la terza indagine che aveva condotto c'erano 5 criteri o soglie da superare comunque. Piacesse o non piacesse, ci riuscissero o non ci riuscissero, che indicavano il passaggio all'età adulta. E queste soglie sono le seguenti. Il primo, aver concluso l'iter formativo, cioè aver finito la scuola. Con quale titolo dite voi, però averlo finito, con titolo possibilmente. Secondo, entrare nel mondo del lavoro. Terzo, indipendenza abitativa, essere usciti di casa. Quarto, matrimonio. Quinto, genitorialità, cioè aver messo al mondo almeno il primo figlio. Allora, vi dico subito alcune cose. Io quando ho presentato questi indicatori agli missionari che venivano dal Sud America, in mezzo alle foreste o dalle bidonville, come le chiamavano lì, così in questi paesi, mi hanno detto: padre, queste categorie qui da noi non tengono niente, non c'è nessuna di queste che tenga. Al massimo dicono quella di aver messo al mondo il primo figlio, ma cosa capita? Mi diceva qualcuno che stava a Medellin in mezzo alle baracche dei poveri. Le ragazze considerano un segno di maturità avere un figlio. Allora, per loro a 14 anni, e qualcuno mi ha detto anche prima, hanno già un figlio. Questo capite cosa vuol dire a livello scolastico, cioè o interrompi il percorso scolastico oppure ti porti il bambino a scuola, o lo lasci ai tuoi genitori e tu continui a scuola. Ma molto sovente si interrompe il cammino scolastico. L'uomo che ha generato questo figlio in genere non si fa nemmeno vivo, non si sa nemmeno chi sia. La madre se lo accolla per un po' finché lo svezza e lo rende un po' capace di stare in piedi da solo. Dopo 2-3 anni si stufa, lo molla per la strada e se ne va in un altro quartiere dove nessuno la conosce e ricomincia di nuovo la stessa storia. Questa è la condizione di alcuni paesi dell'America Latina, ma possiamo dire anche dell'Africa e dell'India, le cosiddette bidonville o città, così favelas o come altro si volete chiamarle, no? In compenso, quando ho presentato i miei allievi, tutta gente più o meno tra i 20 e i 30 anni, più qualche suora o qualche prete che va oltre, sapete su che cosa hanno protestato di più? Sull'ultima. Mi hanno detto: no, non può essere un segno di maturità l'aver messo al mondo un figlio. Dice, tra l'altro prima ho fatto fare una libera associazione di idee, cosa intendevano loro per gioventù.
non era venuto fuori né la parola matrimonio né la parola generazione, famiglia, figli, niente. Tutte queste parole qui proprio manco entrano nel loro vocabolario. Questo è indicativo della mentalità, E allora ha cominciato a fare tutte le obiezioni, ma se un figlio... allora dice, voi preti non siete mai maturi, perché prima avevo raccontato la storia di un salesiano che veniva da una tribù dell'Amazzonia, il quale era uscito dalla sua tribù per entrare in collegio salesiano, ancora a 11-12 anni, e poi si era fatto salesiano, ma non aveva fatto tutti i percorsi di maturazione che fanno, con i riti di passaggio che fanno loro, che comprende anche la copulazione, l'avere una moglie, non avere rapporti con la moglie. Per cui quando questo salesiano, già prete fatto, è tornato nella sua tribù, sapete in mezzo dove l'ha seduto? Ai bambini. Non aveva nessun diritto di parlare quando si faceva il cerchio di tutta la tribù. Quando era in chiesa parlava, diceva quel che voleva, ma quando era nella sua tribù di origine, lui era considerato un bambino, perché non aveva fatto i riti di passaggio. Allora loro mi hanno detto, allora voi preti siete nella stessa situazione, non siete mai adulti. Allora sì, spiegare che non è solo la generazione fisica che rende adulto uno. Però vedete, cioè come dal punto di vista sociale si chiedono certe mete, e adesso faremo proprio l'analisi come queste mete siano quanto mai difficili da raggiungere. Cioè, i dati di 6 ricerche nazionali dell'Istituto IARD svolto tra i giovani italiani ogni 4 anni dal 1983 al 2004 hanno innanzitutto posto all'inizio l'età giovanile compresa tra i 15 e i 24 anni, prime 2 ricerche. Poi, anzi, dal 1983-87 questa classifica, i primi 2 anni appunto. Poi gli altri anni da 15 a 29, quella dal 92 al 96. Poi quelle dal 2000 al 2004 hanno messo 15-34 anni. Cioè vedete, ogni decade hanno spostato di 5 anni in là la tappa della maturità, perché si rendevano conto che le cose stavano cambiando molto velocemente. Ora si è ripreso appunto quella dei 15-29 anni, ma per quello vi dicevo è abbastanza arbitraria. Allora, quando è che come possiamo definire, dopo che abbiamo messo questi interrogativi e questi dubbi nel vostro cervello, la condizione giovanile? La condizione giovanile, dico qui, è riferibile ad un strato di popolazione che è caratterizzato da attribuzione di età, che però varia, i cui limiti tendono a fluttuare ed allungarsi secondo una moratoria, viene chiamato con un termine inventato da Erickson, psicosociale, cioè un periodo di attesa in cui la società non ti chiede niente di particolare se non di studiare, la cui caratteristiche fondamentali, superati i contenuti biopsicologici delle problematiche del sistema status quo, cioè ormai sono superate queste che erano una volta considerate delle problematiche fondamentali. Vi chiedo scusa se non riesco a leggere, ma è perché sbieco, è difficile leggere tutto. Le cui caratteristiche fondamentali appunto sono queste: di essere in una situazione di prolungamento, sospensione e marginazione per effetto sia di fattori strutturali interni alla società stessa, come anche come sono le caratteristiche del sistema politico, ma anche per effetto della cultura politica e dei rapporti di egemonia e subalternità in cui si trova i nostri giovani, sia per un processo di emarginazione di cui i giovani stessi sono oggetto da una parte,
ma anche loro stessi si auto-escludono volentieri, cioè non vogliono prendersi responsabilità prima del tempo. Per cui ci sono sia fattori strutturali che fattori culturali, che vedremo poi più avanti. Quali sono gli elementi strutturali che impediscono l'indipendenza ai giovani, secondo una ricerca abbastanza recente? Il reddito, cioè loro, per loro è importante ma non indispensabile, no, è indispensabile per, vedete, il 12,6% avere un reddito per mantenersi da soli. Questo è il primo criterio che loro pongono. Al secondo, aver trovato un lavoro stabile, è chiaro che va insieme. Il terzo, aver concluso definitivamente gli studi. Il quarto, avere il consenso dei genitori. Il quinto, sposarsi. Il sesto, avere una casa in proprietà. Settimo, avere un aiuto economico dai genitori. Trovare un ragazzo o una ragazza con cui andare a convivere, non è detto a sposarsi, tante volte convivono per un po' assieme e poi dopo decidono di sposarsi o di separarsi, avere un sostegno dallo Stato o dall'ente pubblico, trovare uno o più amici con cui andare ad abitare, è più o meno simile all'altro, no? Però è un pochino più, diciamo, più vago, più in generale. Avere un aiuto nelle faccende domestiche. Questo vedete che non è importante ed è ritenuto molto indispensabile solo dal 4,1% della popolazione, mentre gli altri vedete com'erano situati. Non leggo le statistiche perché penso che riusciate a farlo già da soli. Allora, quindi, quali sono, diciamo più in generale, i fattori che hanno condizionato l'evoluzione della gioventù italiana in particolare in questi anni, ma un po' in generale? Da una parte c'è il baby boom. Cos'è il baby boom? Allora, negli anni 60, 50, 60, 70 c'era stato il baby boom. In inglese si chiamano i boomers, cioè quelli che avevano riprodotto. Ogni famiglia aveva, io per esempio sono di quella generazione, casa mia, pur mia, essendosi sposati tardi i miei genitori, perché mio padre aveva 35 anni e mia madre 29, hanno avuto 5 figli ed eravamo molto poveri, cioè non si sapeva come sfamare tutte e 5 le bocche. Eppure sono riusciti a farci studiare tutti quanti, 3 siamo andati in collegio, grazie anche alla carità di tanti, ma comunque insomma abbiamo potuto andare avanti. Oggi invece siamo al baby boom, cioè siamo sotto la quota del 2%, che è considerata la quota di mantenimento per ogni coppia fertile. Cioè ogni coppia fertile dovrebbe almeno avere 2 figli per poter mantenere la popolazione a livello stabile. Siamo allo 0, mi ricordo più se 87 o addirittura l'ultime non ce l'ho più presenti, ma tra l'80 e il 70 siamo. Cioè vuol dire, è l'1,87, quindi vuol dire che siamo nello baby boom, cioè siamo nel momento in cui la popolazione italiana ha più vecchi che giovani. Difatti qui sotto c'era un file che poi dopo non sono riuscito più a ritrovare, che ti faceva vedere com'è l'arbitro. In genere gli alberi della popolazione, quando vengono costruiti, hanno questa forma qui, come un abete. La popolazione italiana invece ha questa forma qui. Cioè la maggior parte della popolazione sta tra i 20, tra i 40 e i 60 anni. Poi dopo si comincia un po' a scendere, ma la maggior parte sta oltre i 40 anni. Il che ci faceva osservare Sgritta, che insegnava all'università qui la Sapienza, vuol dire che poi tutte le politiche sono politiche rivolte agli anziani, perché chi dà il voto e fa vincere le elezioni non sono i giovani ma gli anziani. E quindi gran parte delle politiche sono atte a favorire gli anziani, non i giovani.
Ci ha provato un po' adesso qualcuno, ma non credo che riuscirà a smuovere più di tanto. E se volete, nelle campagne politiche che vengono fatte, gran parte degli temi sono temi che sono cari agli anziani o comunque agli adulti, non certo ai giovani. Ai giovani fanno promesse, ma non riusciranno mai a mantenerle. Baby boom. Secondo, l'allungamento dell'età della gioventù. Questo l'abbiamo già visto. Dal punto di vista sessuale si matura prima, dal punto di vista sociale si matura dopo. Terzo, ha difficoltà a trovare lavoro. Questo è il grosso problema in cui si trova la popolazione italiana in questo momento, ma non solo italiana. Anche l'America Latina si trova in questa situazione, l'Africa, gran parte dell'Asia. Si trovano in queste situazioni anche il cosiddetto Medio Oriente, le grandi migrazioni perché arrivano? Perché non trovano lavoro. Se ce l'avessero starebbero lì. Ecco allora, queste sono le tre grosse difficoltà. Adesso vi faccio vedere brevemente con dei grafici in che misura incidono ognuna di queste difficoltà. Come vedete, l'età dell'uscita dalla transizione dalla scuola. Vedete che queste sono le indagini YARD secondo gli anni in cui vi ho indicato. Allora, nell'83 si arrivava a contare solo fino a 24 anni, però vedete che gran parte della popolazione era abbastanza alta, usciva già dal circuito scolastico, almeno gran parte usciva prima, no? Vedete, 16,7 a 15-17 anni, quasi 40% a 20 anni e il resto 46% tra 21-24. Se fate la somma, 46 più 40 più 16, vi accorgete che arrivate circa al 90%. Rimanevano pochi che andavano oltre. Nel 87 già abbiamo una diminuzione di quelli 15-17 anni e quelli 18-20 anni. Saranno aumentati questi, ma qui non riportava. Nel 92, che riporta fino a 29 anni, vedete che tra i 25 e i 29 anni abbiamo il 53%. Cioè più di metà della popolazione usciva dal circuito scolastico oltre e quasi a 30 anni, oltre i 25 anni. I 25 anni sono quelli che erano ritenuti necessari per laurearsi, quindi andavano a laurearsi più in là del tempo necessario. Nel 96 ancora peggio, il 75% si laureava a quell'età lì. Nel 2000 vedete che sono passate a analizzare fino a 35 anni, l'84% andava a laurearsi oltre i 30 anni. Nel 2004 ha cominciato un po' di inversione di tendenza, che sembra che continui ancora, ci si laurea un po' prima, però come vedete qui anche il grafico vi fa vedere le due linee che portano più in alto sono riferite al 2004 e al 2000. E gli altri, questi due non calcolateli perché vuol dire che non erano stati presi in considerazione. Inserimento nel mondo del lavoro, stesso andamento. Come vedete, ci si inseriva nel mondo del lavoro all'inizio a 15-17 anni il 5,4%, a 18-20 anni il 18,4%, vedete che bisogna arrivare al 2004 per avere una media simile, però nel compenso si è abbassata quella del 17 anni. Poi si andava 21-24 anni, andava circa un terzo della popolazione, nel 92 ancora di più, ed è comprensibile con l'aumento dell'età in cui si usciva dal circuito scolastico. Poi dopo si è arrivati oltre metà andavano oltre i 30 anni, fino ad arrivare appunto al 72-76%, ovviamente facendo la somma, a 34 anni. Anche qui, come vedete, le linee che indicano questo cambiamento.
Ecco, qui è una breve descrizione, ma siccome siamo qui non vuol dire che aumenta il lavoro, ma il lavoro occasionale, e invece perde di quota, ha perso di quota progressivamente il lavoro stabile, cosa che invece ai miei anni, quando ero giovane io, aveva molto, molto importanza. Per cui l'inserimento nel mercato del lavoro è un processo più o meno lungo determinato da fattori esterni, come ad esempio le difficoltà derivate dalle condizioni dell'offerta di lavoro, e dall'altra da fattori interni, cioè da quello che erano disposti a fare questi giovani. L'indipendenza abitativa, cioè l'andare fuori di casa, come vedete anche qui abbiamo medie molto inferiori, ma vedete che progressivamente si alza sempre di più la media in cui escono di casa, e di lì nasce poi il termine mammoni, attribuito agli italiani, ai ragazzi, soprattutto maschi, perché tardano ad uscire di casa proprio perché da una parte manca il lavoro, dall'altra le famiglie tendono a preservarli dai pericoli e tenerseli in casa, e così si finisce per non aprire loro la prospettiva dell'indipendenza, cosa che non capita negli altri paesi del nord Europa, capita prevalentemente nei paesi mediterranei, in Italia in maniera particolare. Andiamo oltre, matrimonio, convivenza, a un certo punto dobbiamo considerare anche quella come un qualcosa di simile al matrimonio, vedete che anche qui si ha una leggero, addirittura qualche matrimonio ancora a 17 anni, poi dopo ci si sposta un po' più in là, qui si arriva a 20-24 anni, vedete che si passa dal 20% al 4,8%, 25-29 abbiamo un forte numero che si sposa, soprattutto le femmine, mentre i maschi vanno oltre, abbiamo più della metà che vanno anche oltre i 30 anni per sposarsi. Anche questo è indicativo. Ovviamente se si cambia la data in cui ci si sposa, aumenterà anche il momento in cui ci si va a far nascere il primo figlio. Come vedete anche qui i primi figli nell'83 erano già un numero cospicuo a 21-24 anni, poi cominciano a decrescere sempre di più. All'inizio del 92 c'è un buon numero a 25 anni, alla fine la maggioranza ce li ha dopo i 35 anni. E come vi dicevo, quando la fertilità, soprattutto della donna, comincia a diminuire notevolmente. E tante volte poi le donne devono da sole fronteggiare il problema perché, non essendoci un'unione stabile, non hanno nemmeno il compagno che le accompagna, oppure si sciolgono i matrimoni dopo, anche lasciando gran parte della cura del figlio alla donna. Ecco, quindi si crea quel fenomeno tipicamente italiano, ma non solo italiano, della famiglia lunga cosiddetta. Cioè il prolungamento della giovinezza porta ad una nuova forma familiare, ovvero famiglia lunga. I fattori che posso individuare e spiegare le coabitazioni sono, da una parte, la condizione di studente e l'organizzazione degli studi, cioè diventano sempre più lunghi questi studi, e soprattutto i fenomeni delle sedi residenziali fuori della propria città, e i fenomeni del fuoricorso. Il mercato delle abitazioni e degli affitti che cresce proprio perché cresce la domanda, i figli essendo più istruiti dei genitori sono in grado di negoziare con questi per i propri spazi di libertà e limitare la loro autorità, cioè in casa il figlio comanda di più del padre o della madre perché hanno raggiunto una capacità culturale che i genitori non hanno, e quindi sanno argomentare molto bene le loro esigenze. Il valore della famiglia nella cultura italiana è ancora alto, però la famiglia è più quella dei genitori, che tende a mettere al sicuro i figli, proteggendo dagli squilibri sociali e dal disagio economico, che quella dei figli di mettere al mondo altri figli a loro volta, per paura anche di non poter assicurare a loro quel benessere di cui hanno goduto fino ad allora. Per cui si crea una pericolosa instabilità che impedisce il distacco e il raggiungimento di una piena identità adulta da parte di molti giovani.
La zona della casa dedicata all'autonomia privata è limitato, cioè i genitori non ci possono entrare. Posticipazione della decisione di fare famiglia con periodi di prova. I genitori che apprezzano la permanenza dei figli, cioè anche i genitori, hanno tante volte paura di staccarsi dai figli e di tagliare il cordone ombelicale. I figli non contribuiscono economicamente alle spese interne della famiglia, gli fa comodo tenersi i soldi per i propri capricci, i propri interessi, fare quello che vogliono. Allora, queste sono alcune letture strutturali, diciamo, della condizione dei giovani. Le condizioni strutturali sono quelle che privilegiano appunto le condizioni materiali, le situazioni obiettive sia economiche, politiche che formative e familiari, gli accadimenti storici entro cui viene a svolgersi il vissuto giovanile. Ecco, tutto questo tende a ridurre la condizione giovanile a fenomeno subalterno della dinamica sociale. In termini sociologici si dice: la gioventù è una variabile dipendente della società in generale. Ora ci si domanda quale sia la, diciamo, la lettura preferibile, o quella invece sovrastrutturale, per usare un termine marxiano, oppure culturale, se volete usare un termine più comprensibile oggi, cioè quella che privilegia la cultura, le domande che vengono dai giovani, i loro bisogni espressi, i valori che hanno, le opinioni, le attese dei giovani che vorrebbero in qualche maniera contribuire alla crescita della società, ma non sono ascoltati, non sono presi in considerazione, e contribuire anche allo sviluppo della storia. Ecco, questa lettura culturale interessa particolarmente. E penso che anche nel fare questo sinodo il Papa si sia posto questi problemi. Da una parte c'è una soggettività giovanile che vuole emergere, dall'altra c'è un peso strutturale della società adulta che li comprime e non permette a loro di emergere. È come quando voi mettete un blocco, una pietra sopra un campo dove c'è dell'erba che sta crescendo o della seme che sta crescendo, quelli non riescono a venire fuori, no? Rimangono a livello schiacciati lì per terra. Così sembra per certi versi la situazione italiana, ma noi non vogliamo cedere a una lettura solo pessimistica, perché sarebbe una lettura unilaterale. È vero che ci sono tanti fattori strutturali che incidono sulla condizione giovanile, e quelli che ho letto prima sono di quel tipo. Ma in realtà la condizione giovanile dipende anche da loro stessi, dai giovani, da come si organizzano, dalle domande che riescono a porre alla società, dai valori che fanno emergere, da come si esprimono, sia, non so, attraverso la musica, la pittura, le arti espressive, il divertimento, il tempo libero, eccetera, l'uso dei mass media, dei new media, eccetera, sono tutte forme attraverso cui loro esprimono se stessi. Anche le decisioni o meno di sposarsi e di andare a fare famiglia fa parte di questo. Lo stesso sacro, usando una terminologia sociologica, cioè tutto quello che riguarda la religione, fa parte di questa dimensione e di tipo culturale. Difatti la cultura, il sacro è messo in quell'ambito dal punto di vista sociale. Quanto tempo ancora? 10 minuti. Allora dobbiamo un po' sbrigarci. Quindi qui ho delle, così ho anche delle cartelle, no, delle statistiche che dicono cosa pensano i giovani rispetto a queste problematiche, con dati più recenti rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima. Certamente il problema del lavoro è il problema cruciale in questo momento, è quello fondamentale. I giovani non vogliono essere esclusi dal mondo produttivo, anche se io dico tante volte che più che di lavoro lo cercano la busta paga, cioè avere i soldi, perché poi di lavorare non tutti hanno così tanta voglia. Però sono delle situazioni in cui vengono a trovarsi alcuni.
ma alcuni, ed ecco un primo problema, sono i NEET. Voi sapete, no? L'acronimo è questo, Not in Education, Never in Employment o in Training. Cioè coloro che né vanno a scuola o all'università né cercano lavoro. Non solo non ce l'hanno, ma non lo cercano nemmeno più. Sono gli scoraggiati. E questa è una popolazione di cui noi in Italia abbiamo il primato, poco onorevole. Perché è brutto questo fenomeno? È peggiore della disoccupazione? Perché fa perdere la speranza, la fiducia nella società? No, ricordate che il Papa attuale, appena andato al soglio pontificio, ha detto ai giovani: non fatevi rubare la speranza. E proprio per quello, non è che l'Argentina stia meglio di noi, ci sono stato, non sta meglio di noi, però io ho visto molta più vitalità in quei paesi, Argentina, Cile, Brasile, più coppie giovani con bambini già che andavano a passeggio con i loro genitori, due figli, uno in carrozzina, l'altro portato per mano, in coppie che avranno avuto 24-25 anni, che è quello che si vede in Italia. In Italia invece il problema serio è proprio questo, la perdita della speranza, la perdita della fiducia nella società, la perdita della fiducia nella politica. Hanno tante buone ragioni per perderla, ma se la perdi ti stanno rubando qualcosa di più prezioso, che è tipico della gioventù, che è quello proprio di essere una forza rinnovatrice nella società. Io dico, noi del 68 avremmo fatto tanti errori, perché solo adesso ci si è accorgi quanti ne abbiamo fatto, però avevamo fiducia, avevamo la speranza di cambiare il mondo, e questo ci dava forza, ci dava impulso. Venivamo da una generazione che era uscita dalla guerra e aveva ricostruito l'Italia, e noi non volevamo fermarci e star lì a piangere su noi stessi, ma volevamo costruire una società ancora migliore, una società più giusta. Non ci siamo riusciti, purtroppo, però avevamo questa speranza. Oggi manca questa. Si vede proprio una generazione appiattita. Lo si vede anche in quelli che vanno all'università, in quelli che fanno gli studi superiori. Vanno a scuola ma non sanno perché. Non sanno che cosa andranno a fare quando saranno più grandi, quando saranno adulti. E allora vedete che questo venir meno della speranza è un qualche cosa che mina profondamente. Vedo che la maggior parte di voi siete frati o suore, e allora avete letto, penso tutti quanti, la lettera del Papa all'inizio della Quaresima, no? Che ci dice che l'iniquità di molti, inizia proprio il titolo così, farà raffreddare il cuore l'aumento dell'iniquità farà raffreddare il cuore di molti. A un certo punto fa proprio il paragone del diavolo, come lo rappresenta Dante, seduto in fondo all'inferno su un trono di ghiaccio, perché il pericolo peggiore non sono le fiamme, è il ghiaccio che sta, veramente c'è una glaciazione che sta colpendo progressivamente la nostra gioventù, che gli fa perdere la speranza, e se non si inverte questo trend è terribile. Ora, tra le cose che possono aiutare a superare la speranza, ve ne ha già parlato anche Monsignor Fabene, ci sono tanti valori positivi come l'amicizia, il credere ancora nella famiglia, nell'amore, nei rapporti interpersonali, e si crede di meno nelle istituzioni. Purtroppo anche la Chiesa ha perso molta credibilità. Oggi ha ripreso molta speranza, molta fiducia guardando a Papa Francesco, ma non è che sia cresciuta molto la fiducia nella Chiesa istituzione. Cioè è sempre il solito discorso che si fa, no? Tutti i preti rubano, eccetto quello del mio paese, no? Perché quello lo conosco, no? Però c'è questa sfiducia generalizzata sulle istituzioni. Purtroppo è un via che abbiamo fatto partire noi con 68, la sfiducia nelle istituzioni. L'abbiamo proprio buttata a terra e adesso ne raccogliamo i cocci.
Però bisogna ripartire. E io penso che la fede sia una cosa importante. Ha già parlato abbastanza anche Papa Francesco, se non è la fede, almeno i valori, cioè qualcosa in cui credere al di là di tutto. Fare riprendere la fiducia anche nella società, che mettendosi insieme si può costruire qualche cosa, a cominciare, non so, dalle cooperative, dalle associazioni di volontariato, dal gruppo che va a fare un po' di aiutare qualcuno, ai barboni per strada, eccetera. Ci sono tanti elementi positivi nella nostra società. E allora bisogna puntare molto su questi. Riguardo alla fede, ne avete sentito parlare, ne parlo adesso un momentino perché mi sono ripromesso di farlo. Sono usciti in Italia alcuni libri interessanti. Il primo è questo qui, di Armando Matteo, La prima generazione incredula, ancora nel 2010, mi sa, o 12. 2010, esatto, da Rubettino. Non è uno studio scientifico, è una riflessione molto saggia, competente, di questo autore, il quale riflette su come sta andando la generazione, i giovani attuali. Poi è uscito in questo libro di Franco Garelli, Piccoli atei crescono, ed è insomma quello che io seguirò principalmente. Nel mezzo è uscito un altro libro da parte così dell'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica, il cui titolo era Dio a modo mio. Io penso che quest'ultima sia quella che ha centrato meglio il problema. Cioè, non è vero che i giovani oggi non credono più. C'è una quota significativa di giovani che sta abbandonando la fede o si è dichiarata atea, ma sono una percentuale piccola. C'è una quota piccola di gente che ha riscoperto la fede, che va in chiesa, che partecipa ai movimenti ecclesiali. C'è una quota, diciamo, del 60-70% che sono più o meno indifferenti. No? È quel ghiaccio di cui parla il Papa, cioè il rischio di non credere più a niente, nemmeno alla fede, nemmeno al trascendente. I valori che prevalgono sono quelli di tipo economico, quelli del successo sociale, quelli della riuscita o negli studi o nel trovare un posto di lavoro. Ci sono quelli che sgomitano per arrivare primi perché c'è una competitività tremenda, proprio perché i posti sono pochi, e chi arriva in alto ha delle grandi ricompense, ma la maggioranza rimane tagliata fuori. Voi sapete che progressivamente in questi ultimi 20-30 anni si è ridotta nel mondo la quota di coloro che stavano bene. La ricchezza è nelle mani dell'1%. Quando io facevo gli studi di teologia, ora fino agli anni 80 si parlava del 20%, adesso siamo all'1%, cioè i ricchi sono molto ricchi, i poveri sono aumentati notevolmente e si è abbassata la soglia della classe media, si è abbassata la quota della classe media. Quando Derrida faceva le sue esemplificazioni diceva che l'Italia insomma era un po' come un rombo, dove c'era una quota parte piccola in basso, una parte piccola in alto, la maggioranza era al centro, era la cosiddetta classe media, che era quella che sosteneva. Poi ha cominciato a parlare di un uovo, cioè dice sì, la quota in alto è alta, però quella più in basso è più consistente. Adesso siamo a una piramide, ma una piramide rastremata così. E guardate che questo è un grosso pericolo per la democrazia. Quando il potere è nelle mani di pochi e la maggioranza è alla disperazione, non sai a che cosa vai incontro. A me fanno paura queste votazioni. Fanno paura soprattutto quelli che dicono non so cosa votare,
e magari votano lo sbaraglia. E lo stesso fa paura il fatto che la fede non sia più proponibile oggi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, non abbia più appeal, non abbia attrattiva. Io vedo che i miei nipoti, se devo parlare a loro di Dio, di andare in chiesa, mia nipote si è messa a piangere quando è morta la nonna e durante alla fine della messa si è cantato il Salve Regina, perché si ricordava che quella preghiera gli aveva insegnata la nonna. In mezzo c'è stato il vuoto, e sì che i suoi genitori sono gente che va a messa tutte le domeniche, ma un po' alla volta la fede, no? Siccome figli arrivati a 18 anni stanno in casa, però non obbediscono più ai genitori, dicono ciao, io ho già espletato tutti i miei obblighi scolastici e anche quelli catechistici. Io dico sempre che la cresima non è il sacramento della maturità cristiana, è l'ultimo sacramento prima del matrimonio, se ci arrivano, se no del funerale. Molti abbandonano. Allora, proprio per questo, io dico, dobbiamo stare attenti contro questa indifferenza. Questa indifferenza che, appunto, che non riguarda solo la fede cristiana, ma riguarda un po' tutto. Però, dimmi quando devo finire. Però, ecco, bisogna stare molto attenti, perché le tendenze, le analisi sociologiche di oggi ci dicono che il fenomeno della secolarizzazione non è così esteso come si credeva. Uno dei più grandi sociologi che parlava di secolarizzazione negli anni 60, Berger, negli anni 90 ha cominciato a far marcia indietro e a dire: attenzione, non è la secolarizzazione la tendenza della maggioranza della popolazione, è l'Europa che fa eccezione. Gli altri continenti la fede tiene, ma è una fede a modo mio, cioè c'è una tendenza a una soggettivizzazione della fede, a viverla a modo proprio, a farsi un Dio come si vuole, no? Il famoso vitello d'oro, a confezionarsi al suo proprio uso e consumo, dove questo nei continenti sudamericano, africano, così prende le forme di varie sette, anche di denominazione religiosa. Ultimamente abbiamo assistito addirittura al Papa che ha dovuto scomunicare un altro Papa perché si era autoproclamato Papa. Ecco, stanno prendendo molto, molto piede, ma anche qui in Europa ognuno si fa una fede a modo suo. Ci va in chiesa quando gli fa comodo, quando deve prendere qualcosa. No? C'era una battuta recentemente, con questo finisco, che girava su WhatsApp, che diceva: vai a prendere le ceneri. Sì, io vado sempre in chiesa quando c'è da prendere qualcosa. Buonasera.